Salve a tutti e bentornati sul canale di YouTube di noi che usiamo Lightburn. Come avrete notato, mercoledì scorso non ho pubblicato nulla perché era Ferragosto e mi sono preso una piccola pausa. Però mi rifarò magari più avanti con questa mancanza con magari un video supplementare. Nel video di oggi andremo a parlare di due funzioni che sono apparse nelle ultime versioni, anzi nella penultima release di Lightburn, che è la 1.4.0. Quando andai a commentare la 1.4.0, questi due comandi, queste due funzioni le ho un po', fra virgolette, sottovalutati, perché avevo pensato che effettivamente sono nate per il Galvo, le macchine laser Galvo, e che hanno una distorsione, per cui queste servono appunto per andare a correggere un po' la distorsione delle macchine Galvo. Le avevo provate su delle fotografie, era la cosa non mi entusiasmava, però ho scoperto che si possono utilizzare per fare altre cose, secondo me molto carine, ma sigla e poi andiamo a vedere cosa ho fatto con queste due funzioni. La prima cosa che dobbiamo andare a fare per poter utilizzare quelle funzioni che andremo a vedere in questo video è quello di andare a verificare la versione che abbiamo di Lightburn, ovvero sia dobbiamo avere una versione come minimo della 1.4.00 oppure l'ultima che è la 1.4.01. Una volta accertata la corretta versione di Lightburn possiamo ritornare a vedere come funziona appunto come funzionano queste cose che andremo a vedere adesso. Allora, innanzitutto andrò a scrivere un testo, quindi clicco sulla A e vado a scrivere un testo con un carattere che è questo, Rockwell Extra, e scriverò Italia. Come vedete l'ho fatto anche azzurro proprio per andare a mettere i colori della nostra bandiera oppure maglia quando si tratta di competizione. Andiamo ad allargare un pochettino in questo modo e lo poniamo al centro. Andiamo ora a fare un offset, clicchiamo quindi sullo strumento offset e l'importante è verificare che ci sia il offset verso l'esterno, quindi a sinistra. Poi la distanza deve essere, perlomeno per quanto riguarda le mie preferenze, 0,90 mm e deve essere arrotondato. Una volta fatto questo, appunto diamo l'ok e abbiamo già visto come appariva. Per dargli un senso di tridimensionalità vado a spostare proprio un pelino appena appena, ecco, vedete, in questo modo la scritta, quindi l'ho spostata leggermente e l'ho spostata in questa direzione che avete visto. Allora, a questo punto vado a rifare un ulteriore offset mantenendo sempre gli stessi parametri di quelli precedenti, di quello precedente. Diciamo ok e me l'ha fatto. Vedete, è ritornata in fill. Ah, dimenticavo che dovete mettere il livello in fill. Vedete che io ho l'azzurro in livello fill. Facciamo un ultimo offset, sempre con le medesime caratteristiche, e abbiamo, diciamo, la nostra scritta che, come vedete, dà un senso abbastanza di tridimensionalità. Quindi, dopo questa operazione, la cosa consigliabile è quello di andare a raggruppare tutto nel medesimo livello. Quindi vado qua e clicco tutto, faccio seleziona tutto, altrimenti ha solo un livello, quindi ho selezionato tutto e vado a fare raggruppa, quindi con quelle tre testine che sono in alto. E adesso andiamo a vedere il primo degli strumenti che andremo a utilizzare per questo video. Prima di fare questo però voglio duplicare questa scritta, perché una la utilizzerò in un modo e un'altra la utilizzerò in un altro modo. Perché le funzioni della versione da 1.4 in avanti ci danno la possibilità di fare due lavorazioni particolari. Le andiamo a vedere da strumenti e poi vedete gli ultimi due, proprio in fondo alla lista degli strumenti, abbiamo Warp Selection
e The Form Selection. La prima è su quattro punti. Con la scritta selezionata andremo a provare questa funzione. Come vedete si sono illuminati, sono creati questi quattro circoletti azzurri ai lati della scritta. Andiamo a vedere come si comportano. Logicamente vanno a deformare la scritta e vedete che mi danno un senso di anche tridimensionalità vera e propria. Vado a deselezionare in modo che si veda meglio. Ok? Quindi possiamo farlo sia in un modo che in quell'altro. Quindi torniamo con CTRL Z, ritorniamo al precedente, sempre con strumenti, andiamo in questo modo e vediamo che le possiamo fare un po' in tutte le maniere, cioè possiamo fare come vogliamo. Questo torna abbastanza utile per quanto riguarda anche eventuali logo o cose del genere. Vedete, è abbastanza semplice da usare, dà un senso con tutti quegli offset che abbiamo fatto di una certa tridimensionalità e ce lo possiamo andare a fare e distorcere quanto ci pare. Andiamo a vedere adesso la funzione della distorsione con i 16 punti, che è l'altra, novità che Lightbulb ci ha offerto dalla versione 1.4. E come vedete si va a selezionare il testo che abbiamo, come abbiamo fatto prima, raggruppato, e si va su Deform Selection, cioè deforma la selezione, però con 16 punti. Come vedete, invece dei 4 pallini di prima ci sono 16 pallini, cioè sono 4 in alto, 4 in basso e poi due serie di 4, alle mediane del testo, chiamiamole così. Qui abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta, possiamo andare a aumentare sopra, sotto, di fianco, possiamo andare a fare tutti i giochi che ci piacciono, anche dargli questo effetto che chiamerei quasi vento. Ecco, vedete come fa questa deformazione che ci rende proprio una tridimensionalità abbastanza importante. Una scritta del genere, come vedete possiamo aumentare tutto quello che vogliamo, e più c'è anche una cosa che prima mi ero dimenticato di dirvi, o perlomeno non l'avevo spiegato come ho fatto, praticamente per riuscire a fare una cosa simmetrica dobbiamo andare a selezionare il tutto, facciamo CTRL Z, ritorniamo da capo e andiamo su strumenti e selezioniamo i 16 punti. Se noi teniamo calcato il tasto maiuscolo, guardate, la deformazione è simmetrica per qualsiasi pallino che io vado a tracciare. Cioè, se io muovo qua con il tasto maiuscolo mi si muove questo, se io muovo qua con il tasto maiuscolo mi si muove questo, e questi anche quelli centrali, vedete? Sono tutti simmetrici in un certo modo. Ecco, non esageriamo perché altrimenti non è che venga molto 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 bene. Ah, dimenticavo di dire che praticamente quello che ho fatto adesso, quello praticamente con il tasto maiuscolo, vale anche per la distorsione a 4 punti. Ma andiamo a vedere come fare in concreto qualcosa che possa essere di gradimento. In questo periodo stiamo assistendo ai campionati mondiali di pallavolo. Ci sono le nostre ragazze, per quello che ho messo Italia come testo, stanno comportando veramente bene. Quindi mi auguro che questo sia di auspicio per un bel successo della nazionale. Quindi andiamo un po' a vedere come possiamo fare qualcosa per andare a omaggiare le nostre ragazze. Vedete che cerco di andare a dare un'impronta alla scritta in modo che sia abbastanza tondeggiante, perché ho intenzione di fare una cosa, però sia, avevo già messo qui da parte un pallone, che non riesco, finché non vado a deselezionare questo, non lo riesco a prendere, me lo porto qua, me lo ingrandisco un pochettino, in modo da renderlo un po' proporzionale con la scritta sottostante, me lo posiziono qua, adesso la cosa è abbastanza esagerata, vado con CTRL
cioè scusate, col tasto destro del mouse a selezionare tutto e mi vado a rimpicciolire un po' il discorso. Rimpiccioliamo e portiamo al centro, spostiamo cioè in questo modo. Ok. E adesso abbiamo questa figura con la quale possiamo ricavare un bel portachiavi, o perlomeno carino, proviamoci. È ancora un po' troppo grande, per cui lo andiamo a rimpicciolire un pochettino. Poi cosa facciamo? Andiamo a fare... Allora, ci sono due modi, però vi dirò che questo è un modo abbastanza semplice, però non so come riuscirà. Sempre con uno strumento poco utilizzato che crea un contorno elastico dalla selezione. Guardate cosa fa, mi va a creare in questo caso qua, io lo voglio però dargli un 0 perché questo era quello che mi taglia, ecco, però come vedete è leggermente deformato perché mentre la I è dritta, essendo la leggermente inclinata, non mi viene bello, diciamo, simmetrico. Se l'ingrandisco, ve lo faccio vedere, non è bello simmetrico. Vedete qui questa curva è più alta rispetto a questa. Questa è, diciamo, perpendicolare al piano, questa è leggermente inclinata. Quindi, anche se questo è uno strumento che in alcuni casi può essere, diciamo, d'aiuto, che poi tra l'altro è quello che viene utilizzato per il frame questo qua, quello circolare, che crea questo elastico appunto intorno alle forme selezionate. In questo caso però non viene molto bene, per cui farò un'altra strada, prenderò un'altra strada. L'altra strada è quella di eliminare, perché me l'avevo premesso che secondo me non sarebbe venuto bene. Allora cosa faccio? Vado a selezionare un rettangolo e me lo vado a posizionare questa posizione qua, me lo vado a mettere in questa posizione, ok, vado a selezionarmelo, lo converto in un tracciato, sapete che sono un po' fissato con i tracciati, vado a fare i nodi, mi vado qua a fare un M, quindi mi va a creare un punto mediano in questo modo qua, poi non voglio farlo proprio rettangolare, voglio dare un senso un po' quasi a campana. Quindi cosa faccio? Tiro giù questo nodo e tiro giù quest'altro nodo, più o meno alla stessa altezza e con la stessa perpendicolarità, ancora un pochettino, in questo modo. Poi il control mi aiuta un po' a fare degli spostamenti più piccoli. A questo punto vado a, sempre con i nodi, vado a fare una S su questo e mi smussa da spigolo a, diciamo, a stondo, e vado a fare anche con questo. Vado a drizzare leggermente queste righe usando le maniglie del nodo che ho, questo qua, che ho spostato. Farò altrettanto di qua. Questo magari lo tiro un pochino di più, un pochino più su, anzi forse avviciniamo anche un pochettino qua questi, fino qua. Questo in modo da avere una forma simmetrica, ma non proprio regolare. Io non sono per le forme veramente un po' troppo regolari, quindi mi piace fare un po' le cose anche in questo modo. A questo punto andremo ad inserire quello che dovrà essere il forellino da metterci, la catenella o quello che vogliamo utilizzare, lo vado a mettere più o meno al centro e abbiamo ottenuto il nostro portachiavi. Questo qua praticamente è ancora molto grande, quindi si riseleziona tutto, si va a ridimensionare il tutto facendo attenzione che il cerchietto sia di una dimensione giusta per l'anello che dobbiamo andare a mettere. A questo punto lo passerò in lavorazione e vedremo poi il risultato finale. Avete visto nell'immagine il lavoro finito. Ho fatto qualche ritocco al progetto perché ho definito meglio l'area di taglio e l'ho un po' dipinta e ho passato una leggera patina di trasparente lucido. Suocume è un legno che mi piace molto e ne ho già parlato in altri video. Se vi è piaciuto il video mi raccomando un like,
Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e la campanella per rimanere sempre aggiornati. Attenzione, prossimo mercoledì ci sarà il video per voi, quindi il vostro mercoledì. Quindi chiedetemi in anticipo gli argomenti di cui volete che io parli, mettetelo nei commenti oppure scrivetelo nel gruppo, farò un post apposito come al solito nel gruppo di noi che usiamo Lightburn e ci vediamo al prossimo video. Prossimo video che sarà il vostro. Quello successivo ancora sarà una cosa che non dovete assolutamente perdervi. Ve lo dico con 2 settimane di anticipo, non vi perdete il video della primo mercoledì di settembre. Ci sono delle importanti novità, molto molto importanti a mio avviso e molto utili. Ne riparleremo e comunque ciao a tutti e di nuovo ci vediamo ai prossimi video. Ciao!